Fallito! La Senti il rombo. Sto guidando! Amore, cosa hai fatto che hai sbagliato? Tutto. Sì, tutto. Becchina, ferma! Andiamo! Buongiorno, insegnante! Buongiorno! Aspetta! Vai! Ok! Allora, prima cosa, sì. Mettersi le cinture. Ok. Seconda cosa. Prima cosa, intanto facciamo la prima cosa. Sì. Seconda cosa, controllare gli specchietti. Ok. Vedi dietro? Sì, vedo un trattore. Sì. No, qua non vedo nulla. Allora, sistemalo. Come? Cioè, per vedere... Ah. Devi vedere dietro. Ok. Ok. Perfetto. Perfetto. Poi che si fa? Bisogna. Controlliamo se la macchina è al freno a mano, vedi? Sì, sì. Ok. Tu mi spieghi come guidare la macchina e io ti spiego come usare la telecamera. Allora. Qui dentro non è facile. Ok. E la batteria anche scarica? No, no. Ah. E qua? Cos'è questo? Ah, quella è, scusa, là. Ma qui non me lo fa fare. Sorry. But no, it's okay. Being stupid. No, allora, qua, dove c'è scritto movie. Ok. Ok. Quindi, prima cosa, sì. ciao. Usa la ripresa un po' vicina. Non ho dormito. Se non sai guidare, io non so fare le riprese. Io no. Siamo pari. Diciamo okay. Che io ho dormito 2-4 ore. Okay. Allora, prima cosa, mettere sì. le cinture. Sì. Le hai messe, bravissima. Duke. Questo lo sai fare, brava, perché anche da passeggera. Sì. Perfetto. Poi, teoricamente, devi prendere confidenza con il mezzo. Sì. Che significa? Capire come funzionano i fari, sì. le frecce, l'accensione. Ok. La radio non importa, tanto non funziona. Sai cos'è, come funziona lo sterzo, vero? Questo sì, è lo sterzo. Sì, sì. Allora, questa che cos'è? È una macchina col cambio come? Non lo so! fallito! Allora, esistono due tipi di macchine. Sì, manuale, diciamo. Esatto. Ah, evviva! Il manuale, sì. eccolo qua. E qui c'è il cambio. Quindi c'è manuale e sì. automatico. In Italia il 99% delle macchine sono tutte a manuali, quindi laggiù non si vede, come si fa a vedere? Bravissima. Ci sono tre pedali, giusto? Sì. Quello di destra è l'acceleratore. Sì. Quello a mezzo è il freno. Sì. E quello a sinistra è la frizione. Frizione. Frizione, the clutch. Oddio, ho cominciato a piovere! Ah, sì, sì, è ancora più difficile. Te lo avevo già spiegato. Come funziona la frizione? Sì, forse dovremmo prendere la macchina fotografica che sta fuori. I have got along quite well all these years without a car, without having a license. But now we live in the countryside and it is crucial. Fondamentale. I'm going to do this episode all in Italian because so many of you have asked for Italian lessons, so I will be a bit more worried to put all the subtitles, but hopefully you will appreciate it and you can get an authentic Italian driving lesson. So let's go. Ho dimenticato tutto. Va bene. No, aspetta. Allora, la frizione sì. Non è poi così semplice da spiegare, perché teoricamente il modo migliore è spiegare da un punto di vista meccanico come funziona. Sì. Quindi la macchina viene spinta da un motore, che può essere a benzina, gasolio, elettrico, insomma, okay. Quello che ti pare. Quindi c'è un qualcosa che genera forza, energia. Sì. Questa, sì. questa forza motrice viene trasmessa alle ruote attraverso il cambio, attraverso le marce. Okay. Ora siamo in folle, ok? Sì. Va bene?
In folle che vuol dire? Che non c'è nessuna marcia inserita. Ah, ok, ok, in folle. Va bene? Sì? Scusa, la ripresa è andata un po' giù. Va bene. E, perfetto, che fai ora? Possiamo provare a... ad accendere il motore! Eccolo, vai. Ok. Quindi, però non devo mettere il piede su... Proviamo, vedi che succede. Per sicurezza è meglio tenere il piede vicino, vicino al freno. Certo, te il piede destro deve essere... Te i piedi devono stare sempre laggiù. Ok. Detto, sei troppo lontana da laggiù? No, sto bene. Sto scusando la ripresa. Ok. Vai, proviamo. Ok. Gira. Basta. Oh, scusa. Si brucia il motorino. Ah, scusa. Okay. Una volta è partito, bene, questa è la macchina vecchia, sì. Quindi senti il motore come un pochino... Allora, prova a dare gas. Senti il rombo. Vai. Ciao. Sì. Va bene. Sì. Poi che si fa? Questo? No, quella è l'ultima cosa. Ok. Questo in primo. Allora, lo sterzo, intanto secondo te le ruote come sono messe? Ok, dobbiamo girare per vedere Fiat. Brava. È duro perché non alza il tuo sterzo sta macchina. Ok. Vai. Ora che fai? Questo è in più. Allora, ora il motore è acceso. Sì. Però le ruote non girano. Mm. Perché? Perché ci serve la frizione. Brava. Perché ora siamo in folle. Ok. Ok. Per mettere la marcia, cioè... dare, trasmettere la forza motrice dal motore alle ruote, bisogna inserire la marcia. Ok. Per inserire la marcia bisogna pigiare la frizione. Sì. Perché se io ora metto la marcia, sì, senza pigiare la frizione spacco tutto. Ok. Quindi pigia la frizione fino in fondo. Bene. Ok. Metti la marcia. Uno? Sì, parti sempre dalla più bassa. Quindi... a sinistra e poi in alto? Sì. Ok. Ah, va bene? Sì. Allora, ora qui succede che se abbiamo un albero davanti. C'è un olivo davanti, tra l'altro anche antico, anche vecchio, quindi sarebbe un peccato ucciderlo. Sì. Allora, ora facciamolo col freno a mano tirato. Prova, okay. Lascia il freno a mano. Lascia la frizione piano piano. Piano. Senti, senti sì, che spiega. Sì. Bene, ripigiala. Ok. Ora leva il freno a mano e facciamoci il segno della croce. Piede sul freno. Piede sul freno. Perché okay. Ora sta levando un freno. Sì. Che tutto il freno giù. Tutto il freno. Ok. Okay. E la frizione è la stessa. Sì, esatto. Ok. E questo dove va? Va giù. Giù. Ok. Ora la macchina è ferma perché c'è il freno premuto. Okay, ok. Quindi te ora, se lasci la frizione e il freno, sì, ci muoviamo. Prova a lasciare il freno, vediamo se si va da nessuna parte. Ok. Se ci muoviamo, ripiccialo subito. Che siamo in pianura, se fossimo in discesa, sì, o in salita, andresti in giù o okay, in discesa. Ok. Sì. Piano piano lascia la frizione. E lo sterzo, secondo me, bisogna andare un po' di là. Qualsiasi cosa... lascia il freno, bene, lascia la frizione piano ancora? Piano. Ancora? Sì. Gira a destra, sì. Bravissima. Ah! Ho paura, scusa. Brava, scusa. Va benissimo. Tefrina, se tu avessi ripigiato la frizione, sì, la macchina non si sarebbe spenta. Ah, ok, scusa. Quindi te quando vedi che la macchina sta andando e non sa dove va, pigi la frizione e freni, ok? Ok, ok, ok. Scusa. Ora che si fa? Ok. Ah! Abbiamo cominciato male. Vabbè, è facile. Ok. Bravissima, perfetto. Okay. Start again. Ok. Siamo ancora vivi. Ora è tutto nei tuoi piedi, non nelle tue mani. Anche nelle tue mani perché lì c'è un cipresso. Ho paura. Qua abbiamo il pollaio, qua abbiamo un granaio e un olivo. Sì. Okay. Era meglio un piazzale, però va bene. Prova una cosa, tieni il freno e leva la frizione. Aspetta, un attimo, di nuovo, scusami. Tieni il freno e leva la frizione. Tieni il freno e leva la frizione, ok. Vedi, non succede nulla. Mentre prima, quando avevi la marcia, sì, sentivi la macchina e si muoveva. Sì.
Non picchiare nella... stavo... Va bene? Sì, sì, gira, giriamo intorno al granaio. Sì. Dai un po' di gas, la frizione lascia... Ok. Pronta con la frizione? Sì. Qui c'è la frizione, brava, benissimo. Okay. Abbiamo la casa di Egisto davanti. Sì. Bravissima, vai. Ho fatto un'ottima cosa. Brava, piano piano. Okay, senza neanche bumping. Riaddrizzati subito, brava. Okay. Piano piano, andiamo, giriamo intorno. Oddio! Stai andando storta. Ah, sì. Ok, giriamo a sinistra. Avanti, ok. Vai a destra. Ok. Ah, sto guidando! Prova a accelerare. Se quando sei dritto. Accelera un po'. Un pochino. Vai. Fai sempre il giro, ci puoi accelerare un pochino. We can go faster. Sto guidando, amore. No? Sì. Accelera. Vecchina, ferma. Morta la vecchina. Scusa. Non hai frenato. Sì, no. Frizione e freno. Vecchina, frena. No? Brava, l'hai tenuta anche accesa. Vai, riparti. Ok. Vecchina potrebbe essere ancora più. No, amore, cosa hai fatto qui? Sbagliato. Tutto. Sì, tutto. Scusa. Non hai levato la marcia, non hai pigiato la frizione, hai fatto partire la macchina con l'accensione. Scusa. Questo è quello che succede se non fai la... Quindi avresti picchiato la macchina davanti. Sì. Ok? Ok. Un po' di gas. Quasi, brava. Scusa, no, che brava, disastro. No, la partenza in salita è difficilissima. Ah, sì? Ok. Tanto è vero, alcune macchine hanno un sistema che frenano da sole. Va ok, bene? Quindi indietro. Brava. Senti che potenza, eh? Questo è difficile. Gas. Piano piano, la frizione più gas. Più gas. Piano. Bravissima! Buona, tronata. Bravissima. Questa è la cosa forse più difficile, la partenza in salita. Brava. Fermati. Perché non hai pigiato la frizione? Perché sono stupida. Ecco. Il motore fa da freno. Ok, che facciamo vai qua? Dritto, che vai facciamo? Dritto, vai dritto. Dritto. Piano, dritto. Piano. Questo è molto più facile. No. A un certo punto la marcia non ce la fa più. Ah, ok. E quindi bisogna mettere la seconda, però non è questo il caso. No. Piano. Vecchina! È morta la vecchina. Devi fare frenare subito. But this is a nice stop, though. Ma hai fatto 1.5 metri. Vabbè, lei... Sì. Ha perso una gamba, ma è ancora viva. Ok, vai, ripartiamo. Oh, questo come si chiama? Sbagliare. Ok, frizione. Di la seconda. La seconda? Sì, c'è la frizione. Non so dove, giù. Non so dove giù, sia. Giù. Brava, giù. Lascia frizione. Yeah, inizio la seconda. Stiamo in seconda, vai. Questo è un fosso, stiamo a sinistra. Ok. Stiamo andando. Incredibile. Piano, dove vai? Bravissimo. Ora che fai? Secondo. Frizione. Secondo, gas, evito il buco, va bene? 30 km l'ora. Ah. Brava, bravissima. Ah,
L'ho fatto. Questa era una partenza in salita, difficile, brava. Cambiare la... la... metterlo... adesso. Va bene, 9? Sì, vedi te. Che devi fare ora? Cambiare in, in seconda. Ora brava, qui dove c'è queste buche le hai fatte molto bene. Galletta, amore, devi lasciare il gas per scusa, accelerare. Sì, scusa. Queste buche sono... Sì, ma potrebbe esserci una macchina che sta arrivando, lascio un po' il gas, sì, la macchina rallenta. E ci sono buche da tutte le parti. Like a super obstacle course. Ora cosa faccio con la mega salita? Vai, vai così. Sì? Se vedi la macchina ce la fa, dai più gas, se no metti la prima. Ok. Bravissima! Che partenza in salita! Questa era difficile. Brava! Va bene? Qui c'è una curva difficile. Sì. Io rallenterei, metterei la prima, frizione. Sì. Prima, lascia la frizione, gas. Sì. Piano, piano, questo gas qui e giri. Quel gas lì, brava, e giri. Infatti anche il tergicristallo. Ma siamo sempre vivi. Basta. La sua lezione, signorina, è finita. Leva, levi subito le mani dallo sterzo. I'll just go in the church and thank God to be still alive. Va bene, mangiamo? Sì. Almeno andiamo. So cucinare, non so guidare. La prima che vai in macchina con Gianfranchino bisogna fare tante lezioni. Sì, sì, sì. Lo porto in bicicletta.